Bello ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino con lo shop appena refreshato. Do il benvenuto ad una nuovissima wave di My Hero Academia su FN. Avete sentito bene? Prima di procedere, un bel pollicione all'insù e codico Martex è la tienda dei Fortnite da riaggiornare ogni 14 giorni. Qui in basso a destra sulla voce supporta un creatore. Martex, maiuscolo, minuscolo, non cambia una cipigna. L'importante è cliccare qui su cerca e riaggiornarlo tra 14 giorni. Un grazie infinito a chi lo farà. Andiamo giù perché tra l'altro ragazzi, changes di Tupac qui, tracce gem, che spacco. Vediamo un pochettino dove stanno perché la cosa bella quest'oggi è che non conosco questa nuovissima wave. So solamente che ci saranno dei villain da presentare, quindi i cattivi. E ragazzi attenzione perché dovrebbe esserci anche un'emote carina da mostrare. Allora, abbiamo due pacchetti, uno Imiko Toga e l'altro Unione dei Villain. In realtà sono più di quattro pacchetti, esattamente, sono quattro pacchetti. Uno però, ragazzi miei, va ad includere tutte quante le skin, tutti i backpack, tutti i picconi di ogni singola skin che vedremo quest'oggi. Tre nuovi personaggi si uniscono a Fortnite e ragazzi, allora qui abbiamo Tomura, Shigaraki, pacchetto Dabi, io non so ovviamente se li stia pronunciando nella maniera corretta, correggetemi voi qua sotto tra i commenti, magari senza infierire perché sembra che cada il mondo ogni volta. Allora, questa skin già così a primo impatto non mi dispiace, è tutto bello cucito, niente male. Sto zippo qui invece che cosa dice ragazzi? Peccato che non sia reattivo, avrei fatto qualcosina di movimentato nel momento magari in cui andavo a fare una killozza, che dite? Il doppio piccone invece che si collega ovviamente al backpack. Madonna che sound raga. Falcetti a fiamma blu, ok, andiamo su Tomura, right, bellino questo backpack. Dal blog ufficiale ho letto che si tratta di un re, qualcosa del genere, visualizza bundle, vabbè, ok, mostriamo tutto quanto, io volevo vedere dettagli e stili di lui, ragazzi, è super cupo, molto tetro questo personaggio, cappuccio sì o cappuccio no, ragazzi miei, ditemi voi, io ho ancora qui il nuovissimo backpack di Billie Eilish. Andiamo su di lei perché potremo vederla con o senza maschera e non so che sorriso si celi dietro a questa maschera, vediamo. Ok, vabbè, oh, canini affilati mi dicono, eh. Anche se nella preview viene mostrata molto molto meglio. Ci sono due emote, ragazzi miei, qui ho letto una cosa carina, a riguardo. Allora, passiamo al backpack, non so che cosa sia, macchina succhia sangue, ok. Va bene, i denti affilati allora si possono collegare a qualcosina. Abbiamo l'ama di Imiko Toga, ascoltiamo subito. E tra l'altro ragazzi non ho fatto caso neppure quanto venga a costare il tutto. Ok, carina, carina, ovviamente esegue tale emote con lo stesso identico piccone che vediamo all'interno del bundle. Però non necessariamente dobbiamo essere in possesso del piccone per eseguire questi mod. Quindi tranquillissimi. Questo piccone mi piace, ragazzi miei, già così ha un bel movement essendo statico. Quindi carino. E poi direzione degenerato. Oh, ok. No, non la capisco, raga. Avevo letto qualcosa riguardo a questi mod nel blog ufficiale di Epic, però secondo me non è quello che volevano fare capire, eh? No, assolutamente no. 3800 questo bundle, ragazzi miei, invece i singoli bundle, quindi se volete una skin oppure un'altra, vengono a costare 2000 V-Buck ciascuno. Sono praticamente 6000 V-Buck, esatto, sì, 6000 V-Buck come viene scontato da qui. E poi a 3800 passa il tutto, va bene. Non credo che ci sia altro, non credo che ci sia qualcosa di nuovo all'interno del negozio oggetti. Quella di oggi voleva essere una review velocissima direttamente qui nel negozio, anche perché ragazzi miei, vi dico la verità, avevo già registrato un altro video, però sinceramente non potevo lasciarmi sfuggire questa novità in game. Acquistiamo tale bundle, codico Martex e la tienda The Fortnite è qui. La schermata è bella, 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 sostanziosa. Vediamo.
Buongiorno. Sì. Grazie mille. Grazie, grazie, grazie. Ragazzi, niente male. Assolutamente no. Non conoscendo queste skin, mi piacciono i vari personaggi. Credo che tra i tre andrei direttamente. Vabbè, io li equipaggio tutti quanti. Ma comunque sia, Dabi lo utilizzerò. Assolutamente sì. E tra questi tre backpack ci sta tantissimo lui. Ragazzi miei, questo mini boss. Il backpack del Zippo qui è forse è enorme. Vabbè, utilizziamo questo. Andiamo con questo piccone. Facciamo un mix, eh. Equipaggia. E... non ce la fa, ragazzi. Neppure il vostro controller può sfuggire alla degenerazione. Attenzione, attenzione. È quello che veniva riportato nel blog. Mi sono immaginato chissà cosa. Oh mio Dio, andiamo in game, proviamo questi mod. Che cosa accadrà? Nulla, alla fine era il controller che esplodeva tra le mani del player. Va bene. Nonostante la prima skin che stiamo andando ad utilizzare sia una skin maschile, ragazzi miei, è molto skinny fit. Quindi... super approved da parte mia. Davvero carina, ragazzi. Poi mi piacciono queste cuciture che ha sulle braccia, sul volto stesso. Non conosco ovviamente la storia di tale personaggio, però già mi sta ispirando. Poi lo Zippo qui, ragazzi miei, ok, fa un po' di swing a seconda di come ci muoviamo. Guardate, fa destra, sinistra, come se ci fosse una bocca che si va a chiudere e ad aprire ogni singola volta che ci muoviamo. Non mi dispiace, vediamo. Mira ci sta, guardate il backpack, quanto si va ad aprire. Ok, niente male, ragazzi, per il momento. Approved. Vediamo qua. No, non mi serve con sto mirino. Assolutamente no. Allora, dov'è? No. Ok. Vabbè, quella del controller la vedremo dopo. Perché, mannaggia a me, ragazzi miei. Brother. Fratellino. Mamma mia, ragazzi. Ok, round 1 di 3. Stessa e identica cosa per la primissima skin che abbiamo visto all'interno dei bundle. Belli miei, anche lei promette benino. Niente da fare, non conoscendo tale wave, ragazzi miei, devo dire che ci sono andati giù pesante. Mi piacciono anche i colori super vivaci per quanto riguarda non la skin del backpack, perché lì sono abbastanza cupi, però... il backpack mi piace, ragazzi, e non so neppure di che si tratti. Mi piace, vecchia scuola, singola lama. Ormai non li utilizziamo più questi picconi, ragazzi miei. Andiamo tutti a movement stile Ashe di Kratos e non va bene, ragazzi miei, assolutamente no. Però carino, mi piace anche lui. E ripeto, non conosco purtroppo tale serie, non conosco il personaggio, ma comunque sia... non mi dispiacciono affatto. Andiamo, continuiamo come prima. Niente, raga, non so per questo video perché abbia preso di mira il nostro caro. Però, oh, pure tu, dai, brother. Dai, mi devi far fare... oh, brother. Hello. Dai, io non volevo arrivare a tanto, eh. No. No, assolutamente no, Poseidone. Dicevo, sembra proprio che per tale video abbia preso di mira il nostro caro Poseidone, ma non è così, assolutamente non è così. Anche per testare queste nuovissime skin e controllare le loro movenze, nonché dinamicità in generale, ragazzi miei, rotaie rischiose è il nostro land quest'oggi. E, allora, un emote ce l'abbiamo finalmente, abbiamo fatto lo swap, va bene? Vediamo... qui però ci stava uno shaking della telecamera in gioco, dai, permettetemelo. Ancora emote del genere credo che non ne abbiamo fatto. Allora, eccoci qua. La skin qui è carina, non mi fa impazzire il backpack, ragazzi miei, assolutamente no. Però, che dire. Ok. Questo free roaming generale per oggi ce lo siamo fatti. Voi fatemi sapere qua sotto tra i commenti quale delle tre skin nuove di My Hero Academia preferite invece. Qual è il vostro personaggio preferito anche della serie TV, se è stato implementato oppure ancora no. Magari lo vedremo in una prossimissima wave, chissà quando, eh. Ma comunque sia, fino ad ora
ne hanno rilasciato gli skin riguardanti questa serie. Io vi dico, se dovessi fare una top 3 andrei direttamente così. Allora, metterei al primo posto Dabi, secondo posto Tomura e terzo posto Himiko, sperando di averli pronunciati correttamente, altrimenti non fa nulla. Noi ci becchiamo più tardi alle 14 con lo shorts giornaliero, mi raccomando, non mancate, oppure in un prossimo video mattutino sempre qui alle 7 con il vostro Martexone. È stato un piacere infinito, un salutone da parte mia e come sempre un bel... Sabrelers!